Oh ragazzi, lo so. Ebbene sì, il mega recuperone ha colpito ancora. Carissimi amici amanti dei fumetti, benvenuti a questo nuovo video acquisti. Video acquisti che, come vedete, riguarda ancora una volta un mega recuperone. Non è il più grande, non è il più devastante, ma sotto un certo punto di vista era il più atteso, almeno dopo aver iniziato un certo processo. Non è ancora finita però, nonostante stiamo a fare ancora questo video, non è ancora finita. Perché questo, in quel senso di quel recupero che sto facendo, è l'ultimo degli acquisti effettuati, ma non l'ultimo arrivo. C'è una cosa che è già in viaggio, ma sta arrivando. Questo invece l'ho recuperato oggi personalmente. Avrete intuito ormai di che cosa si tratta, ormai avete seguito probabilmente anche gli altri video recuperi, quindi quantomeno, più o meno, il genere, la cosa, dovreste averla intuita. Di cosa stiamo parlando in questo caso? Marvel, le battaglie del secolo. Abbiamo visto quindi, se ritorniamo all'inizio di questi mega recuperoni sui supereroi, DC le grandi opere, Batman leggenda, che sono le due collezioni che secondo me da edicola, che secondo me ad oggi completano lo scenario DC. Adesso sta uscendo quella nuova che praticamente dovrebbe replicare su per giù DC le grandi opere con qualcosa di più nuovo, qualcosa di diverso. Però dicevamo DC grandi opere, Batman leggenda, passando alla Marvel abbiamo iniziato con le grandi saghe, la famosa 100%, la 100 kg, che ha insomma suscitato anche qualche difficoltà nel recupero. Supereroi, il mito è l'altra, e poi questa, le battaglie del secolo. Vi ho già anticipato, ve l'ho già spoilerato, non è ancora concluso, manca ancora una cosa. Se voi lo conoscete lo saprete già, quindi ve la potrete aspettare nei prossimi video, perché scanso, equivoci e disgrazie dovrebbe essere in arrivo. Questa è una, come vi dicevo, delle più attese, ma non tanto perché, anzi, adesso tanto magari ve le giro così, più bello, che è più bello colorato, non tanto perché ci siano all'interno alcuni degli eventi, delle storie Marvel più desiderate. In realtà in parte sì, perché ovviamente Civil War, tante storie che poi sono state riprese, guarda caso, anche per l'importanza dai film, dal Cinematic Universe, sicuramente non potevo prescindere da Civil War, non si può prescindere da tantissime altre opere per la loro importanza e immaginario che hanno ricreato, non si può prescindere. Quindi questo sicuramente, forse anche come tipo di approccio, quelle che mi affascinano un po' di più in campo Marvel, sotto un certo punto di vista. Ma non era per questo che era la più attesa. Il motivo per cui era la più attesa, adesso ve lo mostrerò andando mano a mano a svelare cosa contiene, giusto sfogliando, perché sono anche imbustate in questo caso le copertine. Anzi, questo magari ve lo tiro fuori così giusto per dargli un'occhiata. Bello questo effetto, buona parte, quasi tutti, credo, gli albi con questo metallizzato. Sono brossurati con aletta. Vediamo che reparto redazionale, ovviamente c'è un po' all'inizio, due o tre paginette, la guerra civile della Marvel, ok, cenni i personaggi principali, protagonisti e ovviamente tavole spettacolari. Vediamo se in fondo ci sono, sì, cover gallery di quello che contiene e anche qualche piccola nota su anche gli autori. Ok, questo adesso ve l'ho fatto vedere giusto per farvi vedere la composizione. Sono albi che costavano credo sempre 9,90 euro. Vabbè, il primo ovviamente 1,99 euro. Dal secondo in poi, no, 4,99, 8,99 penso. Andiamo di qua. 8,99 l'uno. Questa fortunatamente sono riuscito a trovarmela praticamente dietro casa, con 20 minuti di macchina sono riuscito a recuperare direttamente a mano. In questo modo mi sono venuti a costare circa 3,50 euro l'albo, considerato comunque
insomma, un rapporto direi ottimale considerate le storie che vengono offerte. Come vedete, Civil War si prende ben 5 begli albi diversi. Poi che cosa abbiamo? Original Sin. Poi Fear Itself. In questa qui ce n'è veramente, sono quelle classiche, sono un po' pochine, soprattutto nella seconda parte. Avengers vs X-Men. Tac, ve le faccio vedere velocemente perché tanto, insomma, come gli altri casi. Questo mi interessa molto, visto che di recente anche per il Cinematic Universe non conoscevo bene la storia. The Infinity Gauntlet, il guanto dell'infinito. Infinity. Voilà. Sono un po' scure queste. Mazza pure Infinity, bei quattro alboni belli ciocci. House of M, 1 e 2, Black Vortex, 1 e 2, altro classicone, The Infinity War, 1 e 2, Shadowland, e questa è la prima tranche. Arriviamo a questa per farvi vedere appunto poi il perché l'aspettavo, soprattutto questa, Assedio, Secret Invasion, 1, 2, X-Men, la battaglia dell'atomo, 1 e 2, ah no, non è ancora questo, la fine dell'universo Marvel. E eccolo qua, questo è il volume incriminato, quello per cui l'attendevo in particolare, ed è questo, i primi crossover Marvel. Perché ero super appassionato, interessato ai primi crossover Marvel? Boh, al di fuori di una vaga po' curiosità, no, anzi, eventualmente l'esatto contrario. Ovvero, voi sapete che io inserisco nell'ordine di lettura queste in ordine di uscita, quindi dal più vecchio manovale fino al più recente, e quindi questo di tutte le collezioni, addirittura non solo Marvel, ma Marvel e DC in generale, da edicola che mi sono procurato, questo è il numero che parte a trattare dalle storie più vecchie in assoluto, addirittura le prime del 1940. Quindi era il primo, sarà il primo da cui intendo poi partire nella lettura di queste serie Marvel. Con la DC non riuscendo ad aspettare questo, volendo avere un po' più di calma per recuperarmi e trovare le offerte giuste, ero nel frattempo già partito. In questo caso però si partiva da un ben più recente 69 con quelle due collezioni. Qui invece c'è questo 40 e ce ne sono anche altri prima di arrivare a fine 60, anni 60, inizio 70. Quindi sicuramente ero curioso e non vedevo l'ora perché oltre alla DC volevo partire anche con la Marvel. Tutti questi altri, come vi ho sempre fatto, li metterò invece in fila, X-Men, Massacro Mutante, li metterò in fila di cronologica e le incrocerò però con le altre. Quindi non è che mi vado a leggere prima tutte queste. Poi tutta i supereroi mito, oppure, ma mi sono fatto il mio bel file Excel, volete vedere? Ecco qui, li caratterizzano anche i colori, il bianco è proprio questa serie qui, vedete che qui in alto c'è il primo capitolo bianco, quello in rosso sono invece appunto i capitoli presi dalle grandi saghe dei supereroi, quindi la prima, quella dei 100, ce ne sono diverse, e vedete che appunto ce n'è una verde, il mito, e poi anche un arancione che vedrete di quale si tratta. Quindi insomma le inframmezzerò tutte, prima questo, prima questo, prima questo, per poi arrivare fino al più recente, alle storie più recenti. Avengers Disassembled, Secret Wars, classico anche questo molto importante. Avengers, la guerra Kree Skrull, Dark Reign, Nick Fury vs Shield, due capitoli, The
The Infinity Crusade 1 e 2, X-Men Scisma, Avengers La Guerra Kree-Skrull, Age of Ultron 2 e gli ultimi 3, Planet Hulk. Davvero davvero belle queste, mi piace molto queste copertine effetto metallizzato. Adesso me le vado anche a mettere in ordine. Come vi ho detto, non sono concluse, questa volta ve lo anticipo, aspettatevene un'altra per quanto riguarda questi. E se tutto va bene e non ci siamo trovati un'altra trollata ibeiana, dovrebbe invece arrivarmi qualche cosa che potrebbe superare addirittura i 100 kg. Fammi pensare, li potrebbe superare? Sono curioso. No, dai, 100 kg non ci arriva, però è un qualche cosa di sicuramente molto grosso, voluminoso, molto numeroso, soprattutto molto particolare, ma non ha nulla a che fare, ve lo dico prima, con tutto il genere supereroistico, proprio completamente diverso. Ma è una cosa che avevo inteso recuperare e mi è capitato una sorta di all inclusive sotto certi aspetti, proprio inaspettato tra l'altro, su cui spero di potervi aggiornare quanto prima. Comunque, questo e altro è ancora in arrivo. Chi di voi l'avrà già intuito qual è il prossimo arrivo delle supereroistiche che conclude un po' il tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate anche in questo caso, se gli eventi Civil War, tutti questi che vi ho mostrato, sono tra le saghe vostre preferite in generale della Marvel o dei supereroi, o se al contrario preferite altre storie più singolari e più raramente vi siete trovati a farvi piacere i mega eventoni Marvel. Che magari fanno del gran casino e snaturano certe volte la natura un po' dei singoli supereroi. Con questo anche direi per questa volta è tutto, io vi ringrazio e ci si vede ad un prossimo video. Ciao da Viper.